clima teso in Consiglio Comunale a Rimini. A riscaldare gli animi, l'interrogazione con la quale il consigliere di Fratelli d'Italia Renzi ha chiesto di sospendere lo stop al traffico veicolare sul ponte di Tiberio. Il consigliere ha ricordato che la chiusura del ponte bimillenario risulta ancora una sperimentazione che dovrebbe interrompersi il 30 settembre. Secondo Renzi, la chiusura ha comportato un aumento di traffico su Via Ducale e sui bastioni settentrionali e l'annunciato senso unico Montemare su Via Italo Flori e Via Olivieri stravolgerà poi la viabilità del quartiere Fiorani. E del ponte alternativo annunciato dall'amministrazione dice non c'è ancora traccia. A rispondergli piccato l'assessore Sadegolvad. Credo che la conquista della pedonalizzazione del ponte di Tiberio, ciascuno di noi, in particolar modo in questo consiglio, la debba sentire propria. E arrivare a chiedere la riapertura del ponte di Tiberio alle auto davvero è incomprensibile per quello che poi è la sua storia. Comunque, prendo atto, si può cambiare anche idea. Benissimo, no, lei ha chiesto la riapertura del ponte di Tiberio. Presidente, io le chiedo di far tacere. Non è che riaprendo alle auto, consigliere Renzi, il ponte di Tiberio migliora la situazione su Via Ducale. Cioè, non interferiscono le due cose. La logica del ponte alternativo è quella di intercettare il flusso di traffico che da nord, Rimini Nord, va in direzione di Rimini Sud. Buona parte, dicevo, delle macchine che attraversavano il ponte svoltavano a destra per andare verso via Valturio, via Flaminia. La logica è di intercettare il flusso di traffico già all'altezza delle celle e portarlo al di là del deviatore Marecchia più o meno in corrispondenza del lobby. Quando voi avete adottato la chiusura del ponte di Tiberio, voi, non io, avete parlato di sperimentazione, non di soluzione definitiva. Prima bisognava fare il ponte alternativo e poi chiudere il ponte. Teniamo presente che quel ponte ha fatto il suo mestiere per 2000 anni, assessore, e lei se l'è dimenticato. Potevate aspettare 2-3 anni se volevate fare il ponte alternativo, che non l'avete voluto fare. Ancora.